quantitativo. Direi che vanno verso la sostenibilità ambientale. Io adesso faccio 2 giorni al parco di Nairobi, dove mi sono convinta che il parco può diventare veramente un volano per l'economia diversa nel nostro interno, per la cura del nostro interno, ingegneri, ristoratori, insomma, che abbiamo portato tanta gente e non si fa più. Questo vuol dire che possiamo mettere in moto un turismo nuovo e diverso. E comuni che investono su buone pratiche per la sostenibilità ambientale, anche per l'educazione, perché una fontana dell'acqua da un lato ha risparmio, la sostenibilità, porta tanti valori in sé, ma è anche un modo per educare in qualche modo i cittadini, perché l'amministrazione hanno il dovere di fare politiche ambientali giuste. Io non credo che ci siano delle buone politiche ambientali se non sono accompagnate dall'educazione dei cittadini, e i cittadini poi devono con queste politiche sfruttate per fare. Quindi questo è fondamentale e quindi sono sicura che avrà successo. Devo dire che noi in Liguria stiamo vedendo nascere con tanto come questa, ma non solo, tanti progetti sull'acqua. Esempio a Genova stiamo lavorando. Abbiamo sorteggiato delle persone per fare l'analisi dell'acqua del Ministero, abbiamo sorteggiato delle rete telefoniche. Ci hanno dato tutta la disponibilità per capire comunque bevendo l'acqua del rubinetto che qualità. E ci siamo accorti che è buona, e fra l'altro dove ci siamo accorti che c'è qualche problema è un modo per invitare anche i gestori a migliorarli, e anche questo è un modo per promuovere le buone pratiche. E poi in regione Abruzzo abbiamo fatto i soldi, abbiamo messo 3 erogatori di acqua del rubinetto nel abbiamo avuto la polemica perché non siamo riusciti a coprire una sede e quelli di quella sede si sono lamentati, però vuol dire che l'iniziativa è gratuita, anche perché non sono i nostri dipendenti invece di comprarsi la bottiglietta da mezzo litro che costa un sacco di soldi, che costa un sacco di rifiuto, vanno lì con la stessa bottiglietta magari in rete e sicuramente è un ottimo esempio. È legato anche a noi che stiamo lavorando. Devo dire che in provincia, lavorando bene, siamo anche a Paolo che un po' dalle delle regole, quando lui ci ha portato quindi a una partenza di una raccolta differenziata maggiore. Quando abbiamo iniziato 2 anni fa c'era anche un po' ancora ma serve la raccolta differenziata, non serve, e adesso abbiamo fatto lì, abbiamo esempi molto anche dal problema che abbiamo poi organizzato tutto, ma c'era grande difficoltà. Anche noi abbiamo fatto un bando l'altro giorno per i nostri uffici regionali e sappiamo che sostituire soltanto le lampadine con quella a basso consumo ci produrrebbe, oltre a un minore inquinamento, un grande risparmio. Sono piccole pratiche che